14, Lennox. Allo stacco, Stururo GSM, dall'esterno supera Muso Duro Wise. Poi Lupetto che ha scavalcato Leopardo Jet. Quindi Octavius HBD a centropista Lennox. 13.7 il lancio da parte di Ostururo GSM che affronta da chiaro leader la prima curva. Alle sue spalle Muso Duro Wise, precede Lupetto, poi Leopardo Jet. Via via tutti gli altri, 28.6 per i 400 iniziali. Davanti alle tribune Ostururo in vantaggio. Mantiene buona cadenza Muso Duro Wise in seconda posizione, l'errore la squalifica intanto per Orosmile all'altezza dei primi 6 in 43.5, prende la via del largo Intrepido GB anticipato da Leopardo Jet. Si muove anche Lennox che manda in terza Intrepido GB, intanto il leader completa il mezzo miglio iniziale in 59.5. Si viaggia da 1.14.4, Stururo battistrada, Muso Duro in seconda posizione, avvicinato da Leopardo Jet, poi problemi per Orca del Sebino nelle retrovie che si getta di galoppo quando il primo giro se ne va in 1.15.5. Ostruro richiesto a maggior impegno viene stappato e prende la lunghezza e mezza a Leopardo Jet che con coraggio supera Muso Duro Wise, trova da correre Octavius HVD che anticipa Lennox e si lancia all'inseguimento della coppia di testa 1.200 in 1.30 appena abbondante chiusi con una frazione in 14.8. Octavius HVD si va a profilare al lato di Leopardo Jet per cercare di avvicinare il leader ma sbaglia improvvisamente, allora Ostururo che si presenta in retta d'arrivo con due lunghezze margine sul Leopardo Jet, poi Lennox in terza posizione, Ostururo in vantaggio su Lennox e Leopardo Jet. Ostururo GSM domina la compagnia, mentre per quanto riguarda il secondo Leopardo Jet di dentro riesce a contenere probabilmente Lennox. 2 minuti, 8 decimi al totale, 30.5 da arrivare, 1.15.5. La media al chilometro, cost to cost, preciso e perfetto del numero 7, Ostururo GSM con Santo Barretta, Angelo Zizzi al training, al secondo, Leopardo Jet, al terzo Lennox, 7-1-14, l'arrivo della terza.